Fa tappa Ottaviano nell'istituto comprensivo Mimmo Beneventano l'iniziativa Scuola Senza Bulli, la campagna di prevenzione per i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo promossa dal Corecom della Campania presieduta da Domenico Falco. Alla 13ª tappa era presente l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. Ho cercato di far capire che a volte la paura ti può frenare, paura di aiutare un amico o anche una persona che non ti è particolarmente amica ma che è in difficoltà. E non è facile avere coraggio per intervenire. Io credo che le istituzioni però debbano fare di più, è quello che stiamo cercando di fare, lo facciamo da 3 anni, continueremo per il prossimo anno, e dare degli spazi di socialità all'interno delle scuole. C'è il programma Scuola Viva che ha dato la possibilità a 450 scuole di essere aperte al pomeriggio, stiamo partendo con Scuola di Comunità, ancora con il progetto BES che coinvolge 200 istituti, insomma dare qualche strumento agli insegnanti di modo da poter raggiungere i ragazzi. Per noi è sempre più difficile perché hanno modi di pensare che sono totalmente diversi rispetto ai nostri. L'incontro con gli studenti del comune vesuviano è stato introdotto dal cortometraggio su cyberbullismo Che ne sai, realizzato dal giovanissimo regista Daniele Ciniglio. L'idea nasce dal fatto che sostanzialmente abbiamo voluto raccontare quella che è la realtà dei fatti, cioè che spesso e volentieri si parla solamente della vittima ed è giusto concentrarsi su di lei, ma perché nasce questo atteggiamento di bullismo? Perché alle spalle del bullo c'è una storia altrettanto difficile, è quella la storia di Che ne sai? Che ne sai cosa c'è dall'altro lato? Sui pericoli della rete si è soffermato Marco Iannelli, capo segreteria del servizio ispettivo della GCOM, che ha sottolineato l'importanza di far comprendere ai nostri giovani come approcciare i nuovi mezzi di comunicazione. Anche Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania, ha voluto evidenziare la necessità di fare rete tra scuola, famiglia, istituzioni e forze dell'ordine. Per la dirigente scolastica dell'istituto Anna Fornaro: i nostri studenti devono fare della scuola il loro approdo, il luogo in cui possano trarre forza e strumenti adatti per la prosecuzione del loro percorso formativo in maniera sicura, secondo le cognizioni di benessere, benessere psicologico, benessere comunicativo, benessere relazionale. E la scuola deve offrire loro non solo le parole, ma soprattutto gli strumenti e la sostanza reale degli strumenti attraverso i quali possano agire sul loro reale, sul loro vissuto quotidiano.